Bacchin, sì. Lei parla l'italiano, lo comprende? Sì, con piano piano. Sì, sì, sì. Cioè bisogna parlare adagio, piano, sì. Lentamente. Comunque lei è imputato dei reati di quegli articoli 75, 71 e 74 della legge numero 685 del 1975 come associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti e come spaccio, cessione, vendita, trasporto e importazione illecita e detenzione di sostanze stupefacenti. È stato interrogato parecchie volte dal giudice istruttore, è stato interrogato anche a Roma. Sì. Lei conferma il contenuto dei suoi interrogatori? Sì. È stato processato, una volta è stato condannato nel 76. Sì. A 6 anni di reclusione. In appello però. In appello? Sì. In appello? Sei a 6 anni. Che ha scontato? Sì. Cioè che ha fatto, carcerazione che ha fatto? Sì. Per un reato del genere, eh? Per il traffico di droga? Sì. Adesso è stato processato per fatti del genere, recentemente, in altra località? È stato processato, ha avuto un processo recentemente, da poco, per fatti di droga? A Roma. A Roma? Sì. Quando? Ora in appello, settembre. È stato condannato? Sì. Condannato 15 anni in prima 15 grado. Anni. In primo grado? Sì. E ora è in appello? Sì. In questi interrogatori lei ha parlato di un certo... Dunque, lei negli interrogatori ha parlato più volte di un certo Roberto. Sì. Questo Roberto è descritto in due modi molto diversi. Una volta ha detto che era alto, bruno e grosso. Alto, bruno e grosso. Una volta ha detto che era piuttosto basso e con pochi capelli, con non molti capelli, piuttosto ondulati. Ci sa precisare meglio? Può darsi che dipenda anche dall'interprete, perché in questi interrogatori lei è stato sentito con un interprete. Questo, se una si chiama Roberto, una si chiama Pino. Pino. Questo lui, perché io se un poco confessioni, questo lui nome qua, perché queste due persone qua che sempre in contatto più volte con me. Perché questo lui, io una cosa è non sicuro, qui il nome di Pino, oppure quell'altro Roberto, questo lui nome, perché io mai sempre chiesto il nome, anzi presentato un altro tanto botta insieme questo lui o più altre persone. Per questo lì poi non può, io forse ricordo male oppure questo. Ma come altezza? Altezza sì, C1 è basso, non molto basso, un po' circa 178 qualche. 1,78. Poco capelli. Poco capelli, poi circa 45, pochi capelli, 45 anni più o meno. Quindi ha detto questo persone là c'è una sorveglianza speciale, sorveglianza, sì, soltanto dicono sì. La se tanto giovedì posso muoversi un po'. Questo persona... Era sottoposto a sorveglianza speciale? Sì. Questo persona qua che viene a Svizzera a consegnare soli, questo persona. Questo Roberto che però agiva come una persona che fosse, insomma, che desse ordini.
Non so se mi spiego bene. Sì, spiegami. E che comandasse, che fosse un capo rispetto agli altri. Io non lo so se capo, però che portare soli, diciamo, più possibilmente appuntamento con me, che in Suiza o dopo appuntamento posso consegnare questo soli. Non so se è capo o non capo. Per no, lui. che si comportava, che aveva un atteggiamento di una persona che poteva dare rispetto agli altri che erano pure insieme nella stessa riunione. Sì, come più o meno importante, diciamo. Ecco, sì, posso... più importante degli altri. Ora poi questo... c'è un altro, quello più alta, secondo me è un po' più importante di questo, però lui perché più, quando prende parola è un po' più... più resistere qualche cosa, quello più alto, molto alto, circa 178 o anzi 180 alta. Ma questo è l'altro? Ah, quell'altro. L'altro sarebbe quello calvo? Sì, sì. Quello calvo? Sì. Oh, allora io le chiedo e lei mi risponde, quando ha detto che era molto alto Roberto, stiamo parlando di Roberto, sì, che non è stato identificato, perché le sono state mostrate delle fotografie. Ah, quello là, io c'è pure avviso quanto istruttore, l'otto Falcone, l'ha riguardato pure foto, questa sì, alta. E lei non l'ha riconosciuto questo Roberto nelle fotografie? Quello basso non conosci, quello alto hanno conosciuto, quando io ho parlato... Quello filmato. Alto, sì, quello alto con pochi capelli. Quello basso poco capelli, quello altro come non male, c'è capelli. Quello basso. Ma io le dico quello che lei ha indicato col nome di Roberto. Sì. Questo... Ho detto poco fa che sto con confusione. Sì, stia attento però a non fare confusione fra l'uno e l'altro. Quello indicato come Roberto, sì, che lei ha visto parecchie volte. Sì. Anche in casa del mutolo ha detto di sì, averlo visto. Sì. Questo Roberto. Questo Roberto, io le rifaccio la domanda di poco fa, una volta lei due volte ha detto che era molto alto e robusto, e grosso. Io sempre con portare quello, Roberto è più basso. Roberto è più basso? Sì. Ah, Roberto, e ha e i capelli com'è di capelli? Capelli, un po', forse capelli più di lei, diciamo, scusi. Non ci vuole molto. Poi cioè, scuro persone come scuro parlare proprio lì letto palermitano, parlava in dialetto palermitano, scuro di pelle, sì, anche sì, nel viso piuttosto scuro, nel viso, nella, sì, nella sì, faccia sì, sì. Un po' grosso, robusto. Un po' grosso, robusto e di statura statura altezza 178 per circa quello. 178 è vicino al 1,80 m. No, 70, 68. Ah, 68. Ah, 1,68 m. Cioè una statura leggermente inferiore alla media, diciamo. Sì. Quello della sorveglianza speciale era Pino, quello che veniva chiamato Pino. Quello che è basso. Quello basso. Basso. Quello basso. Che aveva circa 40 anni. Più di 40 anni. Più di 40. Ed era anche... Sì, un po' robusto, un po'... Robusto, tarchiato.
Ci sono domande da parte del pubblico ministero? Nessuna, presidente. Nessuna. Ci sono domande da parte dei difensori? Avvocato, inserirlo. Sì, signor presidente, io volevo sapere se l'imputato che ha detto di essere stato giudicato recentemente a Roma è comparso in altro processo quale teste? Quale teste? Sì. Come teste? Con l'interrogatorio di imputato libero. Oltre questo processo di Roma, è vero? Oltre quello nel quale risulta direttamente imputato, sì. Se è stato sentito in altro processo, diverso da quello nel quale era imputato. Non lo so, dico, vorrei saperla. Ma lo scopo della domanda quale sarebbe? Tanto signor Presidente, perché... glielo dico subito, sarebbe sì. Quello di eventualmente acquisire le dichiarazioni rese in sì. Quest'altro processo perché potrebbero avere refluenza sul sì. Nostro. Dunque, lei oltre questo processo a Roma è stato sentito in altro processo o come imputato di reato connesso o come teste? Io avrei c'è un testimoniale pure in Roma, sempre con Assisi. Sì. C'è solo come testimoniale. Come testimonio in Corte d'Assise di quale città? È a Roma. A Roma sempre? No. Ah, sempre a Roma, è comparso anche come teste? C'è un processo, quello ho fatto io, c'è un altro processo. Oltre a quello suo, un altro processo? Sì. E questo processo contro chi è? Contro sempre Urbani, Urbani? C'è altre persone, come Abatino, Aduado, sì. E c'è altre persone. Ha sentito? Ha detto di avere testimoniato in un altro processo contro l'Urbani. Sì, processo contro Urbani. Sì, chiede l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni rese in quel processo. Sì, solo che bisognerà identificarlo meglio. Credo che perché? Sia noto. Ma perché si chiede questa acquisizione? Le domande che eventualmente vuole fare. Ma perché l'acquisizione? Ho capito. La refluenza su questo processo da quali elementi la desume il difensore? Scusi, Presidente. C'è pure un altro processo, hanno rinviato, un altro processo è rinviato per l'anno nuovo. Il nuovo ruolo? Sì, con...
però io so quello, so poco cosa, piccolo cosa, come ho comprato un orologio così, psicologio rubato. Ma questo è un processo sì, suo? Sì, su questa persona là c'è pure, c'è Antonino, come si dice, Falera, tutto questo persone. Ma questo è un processo... Poi ancora hanno fatto, hanno rinviato questo processo. Sì, ma scusi, questo processo è contro il contro altri o contro di lei pure? Contro pure me, contro di lei. Una, quindi un lei è imputato, solo, però eppure è imputato. Ma riguarda altri fatti? Riguarda altri fatti? O questi fatti di cui sta parlando qua? Sì, c'è quello là perché c'è... Non lo so se fare pure testimoniale perché c'è pure consegnare roga, c'è Alan Thomas che consegna roba per questa persona là. Perciò forse pensare pure come testimoniale. Signor Presidente, forse se creo difficoltà cercherò di avere personalmente. No. Cercherò soltanto... di avere personalmente le copie autentiche di quegli atti ed eventualmente le produrrò io. Ma se lei sa che lui ha reso delle dichiarazioni diverse, eventualmente difformi a quelle che. Signor Presidente, non ne ho una conoscenza precisa. Diretta e precisa. Ecco perché intanto volevo sapere sì. se rispondeva al vero. Avevo una notizia. Sì, senta, lei in questi processi ha reso dichiarazioni diverse da quelle che ha reso qua confermando i verbali precedenti. Questo processo. Sì. In quei processi di cui ha parlato, come testimone o come coimputato, ha detto delle cose diverse da quelle che ha detto in questo processo. Cioè, non capisco. Sì. Voglio sapere. Se ha detto cose diverse da quelle che ha detto al giudice Falcone, cose diverse, sì, quello, differenti. Questo rinviato non è differente, però perché quello processo io sono doga e partito mio, però io non ho consegnato la personalmente, o conosci personalmente, per questo forse la giudice perfetta è come testimoniale solo, perché non direttamente. Non li letto per questa cosa. Poi la non so perché c'è giudice Macchia che fa questo processo là. Ah. Non so come fosse come testimoniale, controllo a me soltanto l'incitazione e un orologio. Lì è la ricettazione in questo processo. Va bene, signor Presidente, ci riserviamo eventualmente. Piuttosto sì. C'è Mutolo che vorrebbe essere messo a confronto con Cobachin. L'imputato Mutolo che è presente sì. in aula sì. potrebbe... facciamolo venire c'è l'avvocato Campo che vuole parlare. Dove fare una domanda, Presidente, sì. se consente. Avvocato Campo, desidera sapere se l'imputato conosce il coimputato Sinagra Vincenzo. Conosce Sinagra Vincenzo? Sì, quanto in carcere, sì. Sono stati detenuti assieme? Sì. Per quanto tempo, Presidente? Circa più di 2 anni, non so. Più di 2 anni. E l'imputato disponeva di una macchina da scrivere? Lei sì. c'ha una macchina per scrivere? Sì. Ma quella lettera di Sinagra è scritta con la... Quella lettera di Sinagra ha mandato una lettera a questa corte d'assise. Lei gli ha prestato la macchina per scrivere? O perché l'ha quando lei? La macchina la scrive, si... E chi si, l'ha scritta? Qualsiasi persona per scrivere, posso pure mentre. Non... Loro cosa vuoi scrivere, non lo so. Però la macchina scrive, posso scrivere tutto persone. Tutto quello che serve, non pia a scrivere. No, dico, quella lettera di Sinagra, sì. chi l'ha materialmente, chi l'ha scritta? So sapete io, perché quei 2 giorni io sono a dipingere, no? Sì. E loro, in lo stesso un studio piccolino, loro scrivono queste lettere di qua e là. Poi io pensavo un scherzo come Sinagra. Però sì, che fai questo scherzo?
Dopo questo dice che io penso che scherza, poi l'hanno buttato via. Non l'ho mai consegnato. Hanno scritto sì, a Bon Giovanni si chiama. Ivano. Ah, Bon l'ha scritto Bon Giovanni. Sì. Materialmente l'ha scritto Bon Giovanni. Sì. L'ha scritto Bon Giovanni. Ivano Bon Giovanni. Un altro detenuto. Con la macchina a scrivere di Cobacchini. Vabbè, vogliamo acquisire i pareri per questo confronto che si chiede col Mutolo. Sì. Ah, Spadaro vuole parlare? 17. Presidente. Signor Presidente, siccome non ci sono i miei difensori, se è possibile rivolgere qualche domanda sì. all'imputato? Se lei dica quale cosa vuole domandare e poi gliele passo. Se lei lo ritiene, vorrei sapere dall'imputato se conosce un certo Tony il cinese, un suo connazionale trapiantato a Roma, e se eventualmente fosse un trafficante di droghe. Conosce lei un certo Tony il cinese? Sì. Un cinese trapiantato a Roma? Sì, e sa se lui fa traffico di droga? Questa è la domanda. Tony, sì, io conosco una persona che si chiama Tony, sì. Prima viaggi che ho fatto portare un chilo di roba a Roma. Quanti anni ha questo Tony il cinese? Tony circa 45. 45. Ma lei pure ha come il suo nome italianizzato o perlomeno europeizzato? Cioè... Il suo nome è cinese? Sì. È Kok Bak Kin? Sì. Se non lo pronuncio male. Ma lei come ha assunto un altro nome per renderlo più facile agli europei? Come italiano chiamare tutto mio Kim soltanto, non Kim. Chiama il cognome. Kim. Tony no? Tony Lopo si chiama pure Tony, sì. Pure Tony. Pure lei? Sì. Antonio, Antonio. Antonio, Antonio, sì. Perché questo Antonio, com che significa? Perché Antonio è un nome come cristiano. Come nome noi cristiano. Cinesi facile come Tony, non è nome suo, mentre un nome come europeo, come cristiano. Un nome europeo, sì. Un nome qualunque, non che abbia corrispondenza con quello cinese. Sì, sì. Un nome di più, diciamo così, perché quanto noi siamo cristiano deve mettere un nome cristiano. Allora Spadaro, ci sono. Signor Presidente, se vuole chiedere se conosce De Rizzi Pietro. De Rizzi? De Rizzi lo conosce? Sì. E se è anche trafficante di droga. Ma ha fatto delle dichiarazioni su De Rizzi. Sì. Che poi è. Signor Presidente, se durante lui in Italia trafficava in droga, ha mai depositato partite di droga alla stazione ferroviaria di Firenze? Nella stazione ferroviaria di Firenze? Sì, a Firenze pure ha depositato delle partite di droga col sistema delle valigie depositate alla stazione, pure a Firenze? A Firenze sì, quanto volevo depositare in stazione ferroviaria. Vabbè, un'altra domanda, signor Presidente. Aspetta, facciamo completare. Cioè, in quale... Ecco, con chi le depositava lei per darle ad altri? Sì, li portare sempre i corrieri. I corrieri. La sali là, poi dare scontrino. Scontrino, allora consegnare come Mutolo o altre persone. A Firenze? Sì. Un corriere sempre che veniva dai siciliani? No, corrieri esempio, corrieri di Tanson. Ah, di Tanson. Corrieri come Alan Thomas. Tanson. Alan Thomas. A Firenze. Corrieri Alan Thomas o corrieri Tanson. Si può tale con se li mettere là, perché dice che la Firenze è molto più tranquillo, non come Roma. Perciò... Allora mi spieghi, lei che cosa depositava? La valigia senza droga? Lei ha depositato? No, lui ha detto che ha depositato. La domanda è questa. Il corriere arrivava e la il corriere alla stazione ferroviaria. Lei ha depositato valigia alla stazione di Firenze? No, no, è i corrieri
quanto ha levato? Per conto suo le faceva depositare. Per conto suo. Ultima domanda e ho finito, no, signor Presidente. Aspetti. Sì, chiariamo questo discorso. Con a treno, ad esempio, la menina suistra, con a treno. Dalla Svizzera. Treno. Treno, quando arriva alla Firenze, portare valigia come normale, cioè vestiti, tutto quanto dentro, hanno da depositare bagagli in Firenze. Bagagli in stazione? Stazione. Poi stazione, dare, come si chiama? Lo scontrino. Scontrino, hanno aspettato là, sotto passaggi, dove è uscito questa stazione. Sotto là c'è un sottopassaggio, c'è una galleria, come si vende il quadro, questo. C'è pure un giocatore come quello stereo, come si chiama? Quello giocare, come dei giochi. Allora aspettare là sempre, come normale. Poi se mi nido io, allora io vado di tirare questo questo condirlo, oppure menina wing di miniatura tilale, poi hanno consegnato, non so, si è mandato mutolo, si manda le persone sue, ad esempio Gabriele, come si chiama? Gabriele. Oppure sua, come si chiama, nipote, Carlo. Nipote o non so, sua persona, quello Giovanni, come si chiama? Giovane. Sì. La droga, questo scontrino che veniva dato a Mutolo, sì, poi veniva portato a Roma o restava a Firenze? La valigia poi, se lei lo sa, cosa se ne faceva della valigia? Cioè la consegna dello scontrino da parte sua o di Wing che avveniva a Firenze, avveniva a Firenze intanto o avveniva a Roma? Loro, secondo me, loro partire per Palermo. Secondo lei, pigliavano la droga perché e la portavano a Palermo? Perché loro dice che io, perché quando vieni qua a Palermo, io questo tempo, esempio, treno che ora andare a Palermo. Prima di Roma, poi via treno, diretto a Palermo. Quindi lei sentiva parlare fra di loro? Sì. Nel senso che dovevano andare a Palermo, sì. Non che quella valigia restava a Firenze oppure andava lasciata, distribuita la droga a Firenze. No, sapevo io, ho detto che andare a Palermo. Sa se il Mutolo o qualcuno che agiva per lui aveva dei contatti a Firenze con altre persone? Questo io non lo so. Non lo sa? Comunque la consegna avveniva sempre a Firenze dello scontrino da parte sua. O Firenze o Roma. O Roma. Vabbè. Ma lei a Firenze c'è andato parecchie volte? Quante volte c'è andato a Firenze? La conosce la città? Sì, io ogni tanto quando aspettare questo persone viene a ritirarlo, io un po' giro la città, sì. Quante volte ha chiesto il Presidente? Parecchio botta, minimo 5-6 botta. Queste spedizioni di droga con la valigia, in che quantità venivano fatte? Perché valigia si portava i corrieri Tanson o corrieri Alan Thomas, contenuto pica 1,5 kg, 1,8 kg più o meno. Quindi ogni valigia conteneva 1,5 kg, 1,8 kg di sostanza stupefacente? Sì, quanto quello che portate o Alan Thomas sia i corrieri di Alan Thomas sia quelli di Tanson. Sì, allora si dà atto che l'imputato che ha rivolto le domande allo Spadaro è Tommaso Spadaro, sì. Continui. Volevo chiedere all'imputato se è stato implicato nel sequestro di eroina a Firenze, eventualmente che risultato ha avuto di questo processo. Se è stato processato? Sei stato implicato del come andò a finire per conto suo questo processo. Nel processo di Firenze è stato implicato lei? Che? Ha avuto un processo a Firenze? No. 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 Sei stato implicato da parte del giudice istruttore? In istruttoria è stato. Sì. Forse sei stato interrogato? Interrogato, forse meglio. Interrogato? Se io per chiarire questa cosa, io arrivato quanto.
due anni e mezzo, è arrivato un giudice, non so, mazzo, qualche cosa, non me lo... Mazza. È arrivato un giudice che le lì hanno acquistato 80 kg di roga, quello di mio. Io dissi, non è vero, perché 80 kg non c'entra niente a me. Dice che deve fare uguale a noi, guardiamo la condizione tua, poi dice che è tutto roba tua. Io dice no, non è vero, solo quello, basta. Presidente, io volevo sapere se è stato indiziato, denunziato e poi prosciolto o meno, questo io volevo sapere. Ma questa è una cosa che si può accertare documentalmente. Comunque... Interrogato è stato. Sì, perché non so se afferra... Lei è stato... Imputato, indiziato a Firenze e poi prosciolto. Processo? Sì, è stato implicato nel processo. Quello, il processo di Firenze, durante l'istruttoria, l'attività istruttoria da parte dei giudici istruttori, è stato... Mazza, da parte del giudice Mazza, è stato lei... interrogato come imputato, come indiziato? No, soltanto voglio sapere se è vero quello mio oppure no, solo. Solo come teste? No, non manco teste, perché non c'è niente contro me, diciamo. Sì, beh, come testimone volevo dire. Manco chiamato per testimoniare. Hanno chiamato per testimoniare? No, non al processo, durante l'istruttoria, da parte del giudice istruttore, non dalla Corte d'Assise... No, non lo so però, lei ammini qua, se qualcuno deve sapere questo 80 kg, io se non sapete niente questo. Delle informazioni le hanno chiesto? Le hanno chiesto delle informazioni? Sì, penso di sì, così. Va bene così, signor Presidente, se però la sentenza è istruttore del giudice di Firenze, dove l'ha prosciolto? Ma si però. Era indiziato, probabilmente neanche se ne... Reso conto molto bene. Dunque, allora dobbiamo acquisire i pareri per questo confronto che si chiede del mutolo, le parti civili e pubblici ministeri. Pubblico ministero. Non si oppone. La parte della parte civile non si oppone. Chi è questo? Sì, chiede la parola l'imputato Cella 22. Signor. Rapisarda. Gli vuole chiedere per favore all'imputato. Se il giorno 12 del mese di novembre dell'83 c'era un suo corriere che doveva consegnare 3 kg di stupefacente all'aeroporto di Fiumicino a qualche persona. 12 novembre 1983. C'era, si ricorda, se il 12 novembre 1983... Novembre? 12 novembre. No, sì, novembre, io sei arrestato. Era arrestato così. Ah, era arrestato. Era arrestato, dice, lo sa se c'era un corriere che doveva consegnare all'aeroporto di Fiumicino 3 kg di droga? No, non lo so. Va bene così, lo mettagliate per favore, lo certo, restagliate, sì. Dunque, allora, parere del pubblico ministero. No, non c'è opposizione neanche da parte del pubblico ministero. Vogliamo precisare bene, avvocato Cerillo, le circostanze su quali dovrebbe vertere il confronto. Signor Presidente, alcune io lo capisco, ovviamente il fatto di essersi visto nella casa del mutolo. Non solo, Presidente, tutto quello di cui il mutolo è accusato. La conoscenza fatta col mutolo. Lei, sì, a me il mutolo dice di averlo conosciuto. Mi pare a Sulmona. L'orologio, tutte quelle questioni, i motivi della conoscenza. Sì, va bene, va bene. I motivi della... Si calma, lei non interloquisca quando non viene interrogato. I motivi della conoscenza tra il mutolo e il Cobachin, secondo il mutolo hanno origine assolutamente lecita, secondo il Cobachin hanno ben altra origine e sono descritti in maniera circostanziata in ordine agli illeciti consumati dal mutolo. Mi pare che il confronto si renda necessario per questo...
Allora, la Corte ha ritenuto utile e conducente ammette il confronto fra gli imputati Mutolo, Gaspare e Cobacchini. Quindi l'imputato Mutolo Gaspare venga condotto qui al pretorio. Funziona quel microfono? Lo provo? No. Attiviamo il microfono alla sinistra della corte sul banco, sul pretorio. No, funziona? Sì, sì. Adesso funziona. Io ho sentito dire da Compai Kimbi che ha confermato tutti gli interrogatori, cosa che a me non mi sta bene e desidero chiarire alcuni punti. Sì. Cominciamo con quello del Cobacchini. Lei ha detto che il Mutolo le scrisse, le ha scritto delle lettere. Sì. Eh? Sì. Lei pure gli ha mandato delle cartoline ogni tanto, no? Sì. Le scrisse proponendole di venire in Italia a trovarlo, che lui doveva parlare di cose importanti. Sì. No. E allora lei che fece? Venne in Italia? Sì, perché quando ho chiamato, poi c'è altra cosa a fare, quando fare consegnare qualche cosa a Roma, per cui sono venuto pure a trovare a Mutolo così. Lei lo dove andò a trovare a Mutolo? Perché c'è Franco, come si chiama? Franco Gasparini. Quando venne a Roma, io si telefono a casa sua per me a contrario qualche appuntamento così. Disse telefonare a Franco. Poi quando Franco hanno portato Telamo qualche si da a Telamo, ecco, questo io volevo. Questa è la posizione del sì, Cobacchini. E se vuole che ce lo chiarisco io, se Cobacchini non è, come dico io, può rettificare. Sì. Io con Cobacchini. Aspetti, Cobacchini, adesso facciamo parlare
Io parlo piano piano. Se parli piano perché lei lo conosce. No, sì, sì, vabbè, io lo so e so anche come parlarci. Non un momento, l'avvocato Interillo vuole parlare. Sì? No, che numero è? 8. 8. Vorrei che venisse puntualizzata la risposta del Cobachin. Credo che abbia detto, e vorrei non sbagliarmi, vorrei che eventualmente la Corte mi correggesse, sì, che allorché ricevette la lettera, egli doveva venire in Italia per altri motivi e nell'occasione e approfittò dell'occasione per incontrarsi col Mutolo o no? Mi pare che abbia detto così. Non ho sentito per altri motivi. Io ho sentito così, Presidente, glielo chiediamo per favore, così. Quando lei è venuto in Italia, è venuto perché lo chiamò Mutolo oppure per altri motivi? Io quando vieno in Italia c'è doppio senso, diciamo, uno per questo, uno per doveva l'altro. Venire per i fatti suoi? Sì, parte per Mutolo e parte per consegnare roba di Urbani. Ha detto che è venuto ha preso due piccioni con una fava. Sì, dalla registrazione si evidenzierà, signor Presidente, che poco fa aveva detto una cosa leggermente diversa. Va bene, no, ora è precisato, credo, abbastanza bene. Dopo una lunga detenzione passata assieme a Combachimmi, che eravamo molti amici, che spesse volte la domenica si mangiava assieme con tutti i cinesi e con altri italiani, dopo, quando Kimmy uscì, insomma, andò fuori, era un pochettino in difficoltà per fattore finanziario e io ci ho regalato degli oggetti per aiutarlo per prendere il treno e partire. Se si vuole informare se è vero questo. No, anche perché, cioè, dato questa amicizia, cioè noi abbiamo effettivamente mantenuto una corrispondenza per più di un anno, non è insomma che io ci ho scritto. Il Mutolo le ha regalato degli oggetti, qualche cosa, che lei era in difficoltà finanziarie, voglio dire, aveva pochi soldi? Sì, perché quando io uscire a Somona, quello tempo io devo stare qualche mese in Italia perché c'è libertà condizionale, poi io, perché quello tempo io proprio c'è una difficoltà a stare qua perché non c'è niente, devo comprare per mangiare, per pagare affitto, perciò io ho chiesto se è possibile dare un po', se possibile dare poco soldi. Però il signor Mutolo dice che io per il momento non c'è, perché io di non parlare prima, secondo tra pochi giorni andare, allora è così. Mutolo dice che io non c'è niente per il momento, famiglia non lontano, possibile per dare una collanina con brillantino. Non so se posso entrare o a lancio per un momento. Quindi, e poi vi siete scritti? Vi siete scritti lettere? Sì, poi io quando stare a Roma sempre erano corrispondenti, si scrive, anzi andato in Thailandia, ma sempre corrispondenti. Sono Presidente, siccome il Kim a Sulmona faceva il pittore. Sì. Ricordi che facevi il pittore tu? Ma l'ho detto pure adesso, no, che lui dipinge. Tu ricordi? Sì. Ci vuoi dire quanto quadri tu hai regalato a me? Quadri? Regalati. Allora c'era questa amicizia, insomma, che io ci diceva: Kim, per favore mi fai due quadri, tre quadri, e li mandava a casa. E lei l'ha detto. Perciò pure lui aveva un comportamento bene verso di me. Quando io ho sentito che lui doveva uscire ed era senza soldi, io ci ho detto: io non è che ho soldi e ti posso dare soldi. Avevo una collanina e ce l'ho regalata. Ma confermato. Dopo lui andò, mi sembra, a Villalba, vicino Roma, è stato là un mese, due mesi, e ci siamo messi a scrivere subito, cioè non è che lui era perché era là. L'ha confermato. Cioè, ma io non l'ho sentito, non. No, no. Allora fu in questa occasione che io ci ho detto: guarda, io ho un amico mio a Roma, un certo Gasperini, Franco Gasperini, io ci ho scritto a questo Gasperini, ci ho detto: guarda, c'è un amico mio qua cinese, vedi se lo puoi aiutare in qualche cosa, insomma, e si sono messi in contatto, so che loro che si sono visti, che sono stati assieme con il Gasperini. Allora la differenza rispetto alla dichiarazione sarebbe questa, che il Cobachin dice che il numero di telefono di Franco gliel'ha detto nella lettera che gli ha mandato in Italia, dicendo di
Senta, in relazione a quello che dice Mutolo, il numero di telefono di Franco Gasparini gliel'ha dato il Mutolo quando uscì dal carcere oppure gliel'ha scritto nella lettera? Con cui diceva di venire in Italia. Con cui le diceva di venire in Italia. A quanto io stavo in Thailandia? Quando lei stava in Thailandia? No, non so, non ho capito la domanda. Quando lei, insomma, quando l'ha avuto questo numero di telefono del Gasparini di Roma, il numero di telefono, quando l'ha avuto lei dal Mutolo? Questo c'è, oppure in carcere lui l'ha dato a me, oppure quando ho scritto io quando stare a Roma. Oppure l'una delle, lei ha detto nell'interrogatorio, ha detto e nella stessa lettera mi disse che in Italia dovevo telefonare a certo Franco, indicandomi il numero telefonico di Roma. No, perché da scrivere oppure in carcere ci ha dato questo telefono, perché io dissi quando io stare in Roma non c'è amicizia, non c'è niente da conoscere. Dici che tu vado là a trovare un amico Franco, non so. Poi dici che questa persona lavora in ACE, come si dice? All'ACE. Questa persona gira sempre città, vediamo se domenica, domenica qualche cosa e poi stare insieme. Questo quindi il numero di telefono gliel'ha dato in carcere? Sì, in carcere o quando io stavo in vigilato, lui hanno scritto là, oppure in carcere, questo non... Quando lei è uscito dal carcere? Lui non si ricorda, dice, scusa sono presente, però è impossibile che ce lo dia al carcere, perché se io, quando sono io in galera e lui sta uscendo, se io so con precisione che lui che deve stare a Roma, io allora non ce la do la collanina, lo mando che direttamente da Gasperini, ma io è che glielo mando dopo da Gasperini, quando lui mi scrive e mi dice io mi trovo a Villalba, una cosa del genere, dice è vicino a Roma, a me mi viene questa felice idea, dice guarda io ho qua un amico mio, un certo Gasperini, che dopo io so che loro che si sono visti perché lui ci ha regalato alcuni quadrettini a questo Franco Gasperini che dopo io ho visto a casa, va bene, perciò insomma che quale motivo c'era che ci dovevo mandare il telefono io, insomma, non è... Ma lei a Giulianova, che dopo io quando lui che siete fuori insomma e dopo qualche anno io sono uscito, però noi eravamo sempre in corrispondenza, io quando sono uscito io ce l'ho scritto nella casella postale che non ricordo più e guardi che ora io mi trovo a semi libertà. Lei a Giulianova c'aveva una villa? Sì signore, sì. Cioè non, ha visto il non una villa per come è ricordato, no, è una villa che ho pagato 900.000 lire, sì. Che era ancora in costruzione per tutto il periodo insomma che delle per far venire a mia moglie, non perché sì. Io vabbè, avevo bisogno della villa. È stato interrogato abbondantemente su questo. Non volevo sapere, dico, ho richiamato sì, signora, questo. No, ora... Per dirle, lei ha visto il Cobacchini? Sì signore, io quando ci ho fatto sapere a Kim che io già ero a Teramo a semilibertà, non lo so se era agosto, settembre, ottobre, insomma, ma ero ancora nella villa io di Giulianova, è venuto un giorno il Gasperini e Kim. Ti ricordi sì. Quando sei venuto tu a casa mia che abbiamo sì, parlato? Io andare parecchio vota, e io ho detto come se Teranova. Giulianova, sì, che io aveva parecchie volte. Dice che è andato parecchio. Anzi, cioè, io vorrei aggiungere, se tu ti ricordi che mi volevi offrire delle cose e io ti ho detto no perché non ne capisco niente e non so cosa farne. Non ho capito. Quando tu sei venuto la prima volta con Franco, che sì. Tu avevi, mi hai detto che avevi appuntamento a Roma per consegnare, per come hai detto tu ora, della droga, capito? Tu questa droga, se ti ricordi, me l'ha offerto a me. Mi hai detto se tu vuoi io avere questo. Ti ricordi cosa ti ho detto io? Ah, lei dice che prima volta quello di 3 kg e 5 non lo so se era 3 kg, 3 kg. 3 kg e mezzo, sì. Quanto quello arriva a Copenaghen, questo bene invece. Poi perché non ho capito, no, lo ripeto, a Copenaghen. Sì, a sì, Copenaghen. Sì. 7 kg e 700 questo mece là. Poi consegnato 1,4 kg per Masrelli.
e Franco 2,8 kg, perché se, per questo mese si vedrà a consegnare a Franco Urbani. Quando c'è Franco Urbani c'è problema, perché quanto consegnato qui 2,38 kg hanno ammazzato quello di Corriere. Hanno ammazzato il Corriere, che è quello dei 3 kg. Poi c'è questo tanti problemi, non può più contatto, non può più fiducia. Poi persone di Taranisi sono aspettate soli tutto questo casino là. Poi io ho sentito Mutolo, dice che io non... Pare per il chiobota, sempre pare li si roga, roga, si può dare un po' perché noi bisogno, diciamo così. Poi io, perché la prima, diciamo scusi, perché non c'è fiducia, la prima, hanno persone non iniziato, ancora non sicuro che si fa, perché ancora in carcere, poi non so se, se posso fare tutto questo. Poi fino all'ultimo momento io non posso fare più, perché quello là aspettare soli come... proprio volevo fare casino per me. Allora io, l'unico problema è mi ritrovare a Mutolo, vediamo se posso fare tutto questo, se no io c'è il problema. Per questo io vado a chiamare Franco Gasparini, portare a trovare a Mutolo in, poi parlato lì, Mutolo si fa a me, noi vado mentre subito. Probabilmente subito questo 3,5 kg per lì. Però lui ha mandato subito, dice che noi in 2 giorni, 3, a soli a Roma. Poi dopo... Soldi. Poi dopo questo ha mandato con Franco... Franco Gasparini, lo stesso, portato una macchina Fiat, molto vecchio, hanno... dato all'elite, l'elite andrebbe a mettere 3,5 kg in questa macchina e consegnare chiavi Franco hanno partito su questo. C'è un'altra consegna di... Sono presidente, il discorso è questo, quando lui è venuto la prima volta con Gasparini e mi ha detto, dice, ho questa droga, e ci disse scusi, ma perché io che vendo droga o tu sai che io ho questa possibilità? Ma lui fa un discorso diverso, però naturalmente. No, ma forse che, lui, che lui, noi possiamo sempre qua rettificare, sì, cioè il Franco Gasparini che va a Palermo, perché se lei legge le dichiarazioni del Franco Gasparini, già il Franco Gasparini già da 3 anni prima, va bene, va a Palermo e conosce delle persone, perché io non mi ricordo chi sono o non mi interessa a me sapere chi sono, va bene. Perciò quando il Kim a me mi dice che ha questo problema di questa droga, ci disse io non ho possibilità di venderla. Dice ma tu avere amici? Ma guarda, io gli amici che ho io, Franco li conosce pure, non è insomma che io mi posso insomma interessare. Tu ricordi che io avrei detto questo a te, che io non avere possibilità. Vediamo un po', lei perché quando... Perché lui che non si spiega bene e portasse che non capisce bene lei, insomma, sì. La domanda. Senta, tu ricordi, scusa, sì. Tu ricordi quando mi hai detto Mutolo. A me che... Aspetta, faccio la domanda io. Lei quando andò dal Mutolo a Giuliano, perché andò dal Mutolo? Io lei andò da Mutolo a Giulianova. Ma se glielo dico io, perché no, chi... non lo deve dire lei, lo deve dire lui, se no finisce. Lei ha fatto. Sì, perché. No, siccome io lo so il perché, insomma, presidente, ed è quello più genuino e lei può confermare a lui. Sì, ma comunque è una cosa che deve dire lui. Lei andò a Giulianova. Ha fatto delle dichiarazioni in istruttoria, io non gliele ricordo queste dichiarazioni in istruttoria, le dico semplicemente, lei quando andò dal Mutolo e si presentò con Franco Gasparini, perché andò dal Mutolo? C'era stato qualche episodio antecedente, precedente, io poi non... Non ho capito questo. Lo so, non è una cosa facile. Se vuole che glielo spiego lui, e lui può... No. E lui può dire sì, no. È così, oppure no. Rettifica. In sostanza, no, se lei gli suggerisce la risposta no, che... No. Io non parlo, io no, non dunque, ho nessun lei mi motivo deve di dire se c'erano stati rapporti precedenti col Mutolo per cui lei andò a Giulianova in casa del Mutolo. E questo è il punto.
appunto. Mutolo, le aveva chiesto precedentemente di interessarsi per avere della droga da lei? Sì. Questa è la domanda. Vabbè, io volevo farla in termini ancora più sfumati. Ma quando? Scusi, la prima volta. Quando, allora, quando è successo per la prima volta che Mutolo le ha chiesto? Le ha chiesto. Se poteva procurargli della droga per lui. Quando? Da quanto può dare, quanto hanno scrive sempre, scrive o telefona a casa mia in Thailandia, ci ha continuato a parlare di questa cosa. Ecco, se rifà la poi perché scusa. Franco, portare Franco là, perché sapete Mutolo posso fare questo, perché Mutolo dice che io conosco parecchie persone che posso fare in Italia, anzi Stati Uniti, allora si può arrivare un po' mezzi per noi, perché io posso vendere possibilità, non so se è amico vendere o lui, però lui sì che c'è i grandi amici per fare tutto trafficante di questo. Questo è quello che dice lui. Ora io quello che dice lui. Io ero effettivamente in corrispondenza sempre con Compa Kim, e lui che sapeva dove io abitavo. Un momento, quando che lui il suo difensore, facciamo parlare il suo difensore, che mi sono accorto che vuole parlare, che numero 8, sì, per favore, sempre il nome. L'avvocato Inserillo, nell'interesse di Mutolo. Signor Presidente, c'è una circostanza specifica che il Mutolo ha contestato al Kin e sulla quale non si è avuta risposta. Potremmo chiedere specificamente se è vero che, o perlomeno, qual è stato il comportamento di Mutolo il giorno, la prima volta in cui egli insieme a Gasperini, egli Compa Kim, andò a trovarlo a Giulianova, se è vero cioè che allorché la prima volta che lo vide, dopo che uscirono dal carcere, gli offrì della droga, il Mutolo la rifiutò dicendogli che non era merce che lui trattava. Ma questo sarebbe in contraddizione. Lo aveva contestato Mutolo a Kin, e Kin sì. Ha fatto dei segni, perché se non capisce bene il Kin ce lo dica, nominiamo un interprete e facciamo. Sì, ma l'interprete probabilmente complicherebbe le cose. Comunque, il discorso era questo, che siccome il Compa Kin, che capisce comunque l'italiano benissimo, molto bene. Presidente, e allora aspetti, no, Compa Kin ha detto che gli erano state chieste dal Mutolo. Questo discorso sarebbe contraddittorio. No, ecco perché dovrebbe chiarire, perché mi pare, signor Presidente, che il Kin, dico, è possibile, ecco perché l'accertamento è necessario, che il Kin confonda tra la prima volta che ebbe contatti col Mutolo e le volte successive. Chiediamogli se è vero quanto gli viene contestato in sede di confronto. Cioè che la prima volta, lei dice che la prima volta... Io ci stavo spiegando questo a lei, no, ma abbiamo capito. Quando Kin la prima volta è venuto... Già lui sapeva da 3 mesi che io ero a semilibertà. Un bellissimo giorno è arrivato lui e Gasperini, offrendomi, non lo so io con precisione se era 3 kg o 2 kg di droga. Allora io ci ho detto, ma cosa ne devo fare io di questa droga? Dice, ma tu dici non conosci? Guarda, io quelli che conosco io, li conosce anche Franco Gasperini. E allora perché sono venuti da lei? Perché sarebbero venuti da lei, visto che Gasperini già... Ora il Kim ha detto per 2 cose, sia per vedermi e sia perché aveva problemi. Quando lui dice problemi, i problemi che sono, si vede che ci avevano ucciso a quel corriere che dice lui, sì. insomma questi problemi. Allora lui pensò, va bene, che io me la potesse comprare o ce la potesse fare vendere, questo è il discorso. Allora, la prima volta che lei ha incontrato Mutolo a Giulianova assieme a Franco Gasperini. Sono venuto assieme. No, se lei mi interrompe. Ah. Assieme a Franco Gasperini è andato a trovare Mutolo a Giulianova. La prima volta. Si ricorda la prima volta. Ha offerto, così come ha detto, 3 kg di droga a Mutolo. Cosa ricorda cosa ha risposto Mutolo? Questo, perché Mutolo dice che sì, allora noi facciamo questo cosa. Facciamo perché
posto Mutolo? Questo perché Mutolo dice che sì, allora noi facciamo questa cosa, facciamo perché...